Esperimento numero 1 per la misura della massa equivalente in acqua di un calorimetro. Abbiamo qui quattro termos, tre identici, numerati, uno più piccolino. Ci aspettiamo che questo termos abbia una massa equivalente in acqua minore degli altri, perché assorbirà meno calore degli altri. Per realizzare l'esperimento useremo uno di questi termos grandi, lo riempiremo d'acqua più o meno fino a metà. Poi scalderemo in un beaker l'acqua calda, senza portarla a ebollizione, verseremo l'acqua calda dentro il calorimetro e a quel punto si mescolerà l'acqua calda e l'acqua fredda e misureremo la temperatura di equilibrio con questo termometro. Naturalmente dovremo utilizzare l'acqua distillata, però non, lo facciamo con l'acqua normale perché in questo momento non ho a disposizione l'acqua distillata. Il calorimetro va riempito praticamente tutto, nel senso che va messa metà più o meno acqua fredda e metà acqua calda. Bisogna lavorare alla fine con il calorimetro quasi completamente pieno, altrimenti il termometro non pesca nell'acqua. E anche perché così poi l'esperimento viene meglio, il calorimetro assorbe effettivamente il calore che deve assorbire. Quindi, la prima cosa da fare è assicurarsi insomma, misurare quant'è la capacità di questo calorimetro, cioè quanta acqua entra dentro questo calorimetro quando è tutto pieno. Quindi adesso faremo questo esperimento. Ho appena riempito il termos quasi fino all'orlo, non so se si vede, immagino di sì, e adesso misuro quanta acqua va dentro il calorimetro quando è praticamente pieno. Quindi utilizzo questo cilindro graduato e vedo che la quantità d'acqua che entra dentro questo calorimetro è un po' più di 500 millilitri, 400, 500, 525 e intorno a 510 millilitri, quindi 510, forse 520, quindi io dovrò riempire a metà il calorimetro con circa 250-260 millilitri d'acqua fredda. Dunque, misuro precisamente 250 millilitri d'acqua fredda e li verso nel calorimetro. Dopodiché chiudo con il tappo e accendo il termometro e questo mi darà la temperatura dell'acqua fredda. Siccome però il calorimetro è pieno d'acqua soltanto a metà, io non sono sicuro che il termometro pesca dentro l'acqua. Quindi, invece di lasciarlo qua con il tappo, perché potrebbe non arrivare fino al livello dell'acqua, preferisco invece metterlo su questo sostegno e quindi, inserirlo qua dentro, così sono sicuro che, in questo momento sta pescando, anche perché io dall'alto vedo che effettivamente sta pescando dentro l'acqua. A questo punto misuro altri 250 grammi o millilitri, che è lo stesso, d'acqua e li verso dentro questo beaker e poi accendo il fornello. È importante che l'acqua calda non arrivi a ebollizione, perché altrimenti è inutile che ho misurato 250 millilitri d'acqua, perché se poi evapora, diminuisce la quantità d'acqua calda, dopo l'esperimento non torna più. I termometri devo stare attento, che, siano espresse le temperature in gradi centigradi, perché c'è anche la possibilità dei gradi Fahrenheit, e vedo che piano piano si scalda la temperatura perché il fornello è stato acceso, mentre invece quest'altro termometro che misura la temperatura dell'acqua fredda sembra stabile a 21,1 gradi centigradi. Fino a quale temperatura dovremmo arrivare qua con l'acqua calda? Più o meno 85, massimo 90 gradi centigradi, diciamo intorno a 80-85 gradi. Un'altra cosa importante è mantenere il termos abbastanza lontano dal fornello, altrimenti il calore erogato dal fornello va poi a modificare anche la temperatura dell'acqua nel termos, in quanto il termos non è perfettamente isolante. Intanto che qua l'acqua si scalda e la temperatura inizia a salire, io ho visto che qua la temperatura invece nel termos è rimasta abbastanza inalterata, abbastanza stabile, e quindi ho tolto il sostegno perché quando poi dovrò versare l'acqua calda dentro il termos dovrò fare
molto rapidamente e quindi con quel sostegno c'erano dei problemi nell'operare. Quindi ho tolto il sostegno e dopo toglierò il tappo, molto velocemente verserò l'acqua calda dentro il calorimetro e chiuderò rapidamente di nuovo il tappo. Quindi queste sono le operazioni che tra un po' andrò a fare. Qua con l'acqua calda siamo arrivati oltre i 40 gradi centigradi. Io posso anche agitare un pochino per uniformare la temperatura, stando attento però a non modificare la quantità d'acqua. Intanto, tenendo qua il termometro così come prima con il sostegno, vedo che la temperatura è 21,1 gradi centigradi. Quindi sarà questa la temperatura che noi consideriamo come temperatura fredda del sistema freddo. Quando io invece metto il termometro così nel tappo, il termometro non pesca più e la temperatura un pochino sale perché non pesca più nell'acqua. Però ricordiamoci 21,1 gradi centigradi temperatura dell'acqua fredda. Invece qua con l'acqua calda siamo giunti intorno ai 74-75 gradi, quindi a questo punto è ora di togliere, è quasi ora di togliere questo becher e versare l'acqua nel calorimetro. Ma vediamo, siamo a 77, 77, 78, 77, 9, 78 e 4. Agitiamo un pochino, 79, 84, adesso siamo praticamente a 81. Quindi a 81 io 81 gradi tolgo, 81 forse qualcosa di più, e verso molto rapidamente qua dentro, stando attento a non versare l'acqua fuori naturalmente. Quindi cerco di fare abbastanza rapidamente così il calore non esce nell'ambiente e subito dopo metto il termometro, vedo che la temperatura subito inizia a salire, 45, 46,8, 47,3, 48,9, 49,2, 49,5, vediamo il massimo valore, quello sarà la temperatura d'equilibrio, 49,8, 50, 51, 52, 52, sembra che non sale più. 53, mescoliamo leggermente, 50 gradi e 3. Probabilmente questa, ecco, adesso il termometro comincia a scendere. Quindi il massimo valore raggiunto è stato 50 gradi punto 3 e quella è la temperatura d'equilibrio. 52 adesso comincia a scendere. 53, aspettiamo ancora qualche secondo e vediamo se la temperatura più o meno si stabilizza. 54, quindi sale un altro po', si vede che ancora si sta mescolando l'acqua all'interno. Potremmo prendere appunto 54, il valore massimo raggiunto.